stagionale all'Expo Scuola. I miei boys al mio fianco sono Gian Pietro, Daniele. Alle nostre spalle vedete delle parole, sono parole che riguardano l'e-democracy. Allora, ne dovete scegliere una e dovete dirmi che cosa ne pensate. Allora, inizia alla mia destra. Gian Pietro. Allora, io... Ricordiamo, scusami, studente. All'Istituto Marconi, quinta M5. Allora, scegli una parola. Parmare. Che è scritta alla nostra sinistra. Allora, che cosa ti fa venire in mente? Mi fa venire in mente un mondo in cui posso gestirlo tranquillamente nel mio tipo di cellulare e sapendo, controllando le mie email, navigando in internet senza nessun problema. Quindi puoi spiegarci che cos'è in termini, insomma, no, quello che tu sai, che cos'è il Palmare? Il Palmare è un tipo di cellulare nel cui abbiamo uno schermo touch, probabilmente, nel quale è una specie di computer miniatura con la quale si possono controllare le email, comprare o vendere azioni, navigare, fare tutto quello che si vuole senza avere un computer delle dimensioni normali. Quindi l'hai scelta perché pensi che sia uno strumento importante di innovazione tecnologica? Sì, esatto. E per questo la tecnologia ha fatto molti passi da gigante e si spera sempre nell'avanguardia e nella progettazione di nuovi palmari e di nuove tecnologie. Quindi pensi che possa essere utile nella tua vita quotidiana, nella tua esperienza quotidiana? Ce l'hai il palmare? Beh, per ora no, però dipende dopo da che lavoro devo andare a fare. Mi piace. Lo useresti per lavoro? Molto probabilmente. Grazie. Alla mia sinistra, la tua parola? Sì, allora la mia parola è cellulare. Ripetimi il tuo nome, la classe, l'istituto scolastico. Allora, io sono Daniele dell'Istituto Marconi di Padova, quinta M. Allora, la parola che ho scelto è cellulare. Che è un passo indietro rispetto al palmare, però. Esatto, se possiamo dire, è iniziato tutto dall'apparecchio che sai che era il telefono. Il telefono all'inizio era un apparecchio fisso, poi appunto con l'entrata del cellulare è diventato un portatile, uno strumento che al giorno d'oggi tutte le persone hanno. Quindi a te fa venire in mente una cosa di uso quotidiano, esatto. Di uso abitudinario, che ormai senza la quale non puoi vivere? Esattamente. Penso che anche userei il cellulare per diverse tipologie di lavori. Molto utile appunto la navigazione in internet, ad esempio può essere anche integrato come navigatore satellitare per andare in varie località magari della zona. Quindi nella tua esperienza diverse funzioni sono importanti perché sono integrate nello stesso mezzo, quindi in realtà si chiama cross media questa cosa delle diverse funzioni all'interno del mezzo di uno stesso mezzo di comunicazione. Sì, teniamo a precisare che non solo ci sono dei modi ad esempio secondari che possono essere utili tramite il cellulare, sono i messaggi che ormai sono all'uso quotidiano dei giovani anche. Le vecchie letterine, oggi sono gli SMS. Esattamente. Ne mandate tanti voi? Abbastanza. Parecchi. Allora, dai miei boys del Marconi è tutto, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.